Detto questo, fosse anche solo un gesto simbolico, a me il presidente della Camera che prende l'autobus, a me piace. È un'immagine che mi piace. Allora, che mi piace, fosse allora, anche simbolico, fosse allora, anche una volta solo, allora, mi piace. Voi applaudite. Allora, ne riparliamo tra un anno. Preso una volta per farsi la foto, mi fai parlare. È una pagliacciata. Vediamo tra un anno. È una buffonata. Perché lo ha preso per la foto. Lo ha preso per la foto. Ha preso 15.000 euro di rimborso di tassi. Ma i taxi che sarà male? Vedremo. Guarda, che tu ti fai. Sarà una pagliacciata. Se la cosa Gaspari. Stai difendendo, stai difendendo una recita ridicola. Una recita ridicola. Ne parliamo già. Angelo Carcone, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Angelo. Sì, che... buongiorno. Lei è il fotografo dell'ANSA che ieri ha immortalato il presidente Fico sull'autobus. Sì, buongiorno. Sono Scusi, lo diciamo perché quei quattro che... al sì, nome non sì, avessero capito. Ecco, ci racconta un po' com'è andata la vicenda, nel senso lei lo ha lo aspettava, signor Carconi lo aspettava al treno quando arrivava da Napoli? Sì, lo stavo semplicemente aspettando che scendesse dal treno. E poi cosa è successo una volta che lui è sceso dal treno? E poi è uscito dalla stazione Termini, credevo che prendesse un taxi, certo, e invece ha preso un autobus. E quando lo ha visto andare verso l'autobus, lo ha seguito lei? Io l'ho seguito, sì. Ma ci credeva che andava a prendere l'autobus? Sinceramente no. Sì. No, non mi aspettavo che prendesse l'autobus. Mi aspettavo che avrebbe preso al massimo un taxi. Un taxi o arrivasse una macchina. A quel certo punto... O anche una macchina. In genere lo prendi per una fermata, poi scendi e c'è l'auto. A questo punto lui è salito sull'autobus. Sull'autobus. E anche tutta la scorta? E anche, no, non tutta, credo... Quel signore pelato che c'è a fianco a lui nella foto. Sì. Credo, io non li conosco, sinceramente. Certo, sì. E anche lei... Credo, immagino che siano della scorta. Diciamo, stiamo facendo la geografia del Movimento 5 Stelle, perché nella discussione prima tra Gasparri e Giordano è evidente che il primo giorno di Fico sul tram era, diciamo, un modo per comunicare che il Movimento 5 Stelle è diverso. Vorrei ricordare che la Presidente Boldrini arrivava a piedi alla Camera. 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 E la stessa Presidente Boldrini ha rinunciato praticamente alle stesse cose a cui ha rinunciato Fico. Su come tagliare il superfluo. E dunque abbiamo cominciato da noi stessi, abbiamo quindi voluto iniziare noi, cioè facendo un gesto significativo, a cominciare dalla nostra retribuzione. Quindi abbiamo deciso congiuntamente di tagliarci il 30%, almeno il 30% del nostro stipendio, di rinunciare. Noi dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera dei Deputati e io voglio dare per primo l'esempio rinunciando totalmente alla mia indennità di funzione da Presidente della Camera.